Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi vi porto la recensione di un Team of the Season della BPL. Si tratta di Yannick Bolasie, giocatore della nazionalità del Congo. Come ruolo è un esterno sinistro del Crystal Palace. Vediamo subito le principali caratteristiche che risaltano della sua carta Team of the Season. Ha 93 in velocità, 92 in dribbling, 80 in passaggio, 89 in fisicità e 81 in tiro. Davvero un giocatore che non vedo l'ora di presentarvi perché mi ha sorpreso davvero positivamente. L'avevo già preso nella sua versione in form precedente e l'ho voluto prendere in questa versione Team of the Season perché sembrava davvero sulla carta un giocatore davvero molto pericoloso. Quindi vi dirò le mie impressioni su questo giocatore. Partiamo subito dagli aspetti positivi di questo giocatore. Sicuramente la velocità, 93 sulla carta, 94 in accelerazione, 93 in velocità scatto. È davvero un giocatore velocissimo, è imprendibile. Vediamo davvero un altro aspetto eccezionale di questo giocatore, che è il dribbling. 92 sulla carta, 95 in game, ed è divertentissimo da usare perché abbiamo 5 stelle mossa abilità, quindi è un 5 star skiller. Ha 94 in agilità, quindi è davvero imprendibile quando utilizzate il dribbling negli spazi stretti, ed è davvero ottimo. Come vedrete nelle clip ci sono tantissimi gol in cui ho cercato di utilizzare le skills. E per concludere, oltre al fatto che è veloce, 5 stelle mossa abilità, ha una fisicità davvero incredibile. 89 sulla carta, è 1,85 m di altezza per 84 kg, 90 in forza, e anche il colpo di testa eccellente. Quindi cosa si può chiedere di più da un esterno della BPL con le 5 stelle mossa abilità, con una velocità davvero pazzesca e un ottimo fisico? Però ci sono anche degli aspetti negativi che, diciamo, sono dei difettucci che l'avrebbero potuto rendere un giocatore devastante di più di quello che è già adesso. Quindi io metterei tra le cose negative il passaggio, che è 80 sulla carta, secondo me è migliorabile, e in certi casi davvero non è preciso il passaggio di Bolasie. Così come il tiro, secondo me è buono, ma non è buonissimo. Infatti abbiamo un 81 in game. È eccellente la potenza tiro di questo giocatore, infatti arriva addirittura a 91, però la scarsa finalizzazione, che è minore dell'80, davvero un po' lo limita quando è davanti alla porta. Inoltre ha le 4 stelle, più debole. Questo giocatore l'ho pagato 189.000 crediti e mi sento di consigliarvelo a occhi chiusi perché è davvero eccellente se cercate un esterno della Barclays Premier League con le skills, veloce, con un ottimo fisico. Yannick Bolasie è quello che fa per voi. Detto questo, io spero che vi sia piaciuto questo video. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video.